Le funzionalità per la gestione del bonus docenti sono presenti all'interno del sistema SOPS, a cui il docente può accedere mediante le credenziali Google. Nella voce di menu bonus docenti visualizzata in alto nel sistema sono presenti diverse sezioni. La prima è relativa alle FAQ, la seconda è relativa alla documentazione dove il docente può trovare anche il manuale utente, la terza è relativa al riepilogo bonus. Nella sezione riepilogo bonus il sistema presenta l'elenco dei bonus erogati per il singolo docente. L'elenco è un elenco complessivo che può essere filtrato mediante la tendina anno scolastico, in cui il sistema ripropone tutti gli anni scolastici e il docente, dopo aver effettuato una selezione dell'anno scolastico, mediante il bottone cerca, può effettuare la ricerca del singolo bonus nell'anno scolastico selezionato. Mediante il bottone azzerare ricerca, invece, è possibile ritornare all'elenco complessivo del bonus. Per ogni riga viene riportata anche la disponibilità iniziale e la disponibilità residua del bonus. La disponibilità iniziale è la disponibilità che ha il docente all'inizio dell'anno scolastico, la disponibilità residua invece viene decurtata automaticamente dal sistema mediante man mano che il docente inserisce i giustificativi di spesa. Nella sezione giustificativi di spesa, il docente ha la possibilità di inserire le pezze giustificative per le spese che sono state effettuate con i bonus docenti. Anche in questa sezione il sistema ripropone l'elenco complessivo dei giustificativi di spesa e il docente ha la possibilità di applicare dei filtri mediante l'anno scolastico o mediante un periodo entro cui è possibile estrarre i giustificativi di spesa. In poche parole, mediante una data di inizio e data di fine, mediante, e poi il bottone cerca, il sistema recupera tutti i giustificativi la cui data è compresa tra la data di inizio e data di fine specificato nei parametri di ricerca. Ipotizzando di effettuare invece un filtro per anno scolastico, mediante il bottone cerca, il sistema recupera eventuali giustificativi presenti all'interno del sistema per l'anno scolastico selezionato. Mediante il bottone azzera ricerca, invece, è possibile annullare il parametro di ricerca precedente e il sistema propone nuovamente l'elenco completo dei giustificativi di spesa. Con il bottone inserisci, invece, è possibile inserire una nuova pezza giustificativa per l'anno scolastico in corso. Nella prima parte il sistema propone i dati del bonus, riportando la disponibilità iniziale e il residuo, che in questo caso, non avendo ancora inserito dei giustificativi di spesa, corrisponde alla disponibilità iniziale, e una parte, diciamo, successiva in cui il docente ha la possibilità di inserire i dati del giustificativo di spesa. L'anno di riferimento è l'anno scolastico in corso. La tipologia di documento viene presentata di default come fattura, ma può essere modificata con le tipologie presentate nella tendina. Il numero è un campo libero testuale in cui il docente deve inserire il numero della fattura o della ricevuta. La data è la data in cui è stata effettuata la spesa e viene inserita mediante il calendario. E con le frecce avanti e dietro può visualizzare dei mesi precedenti a quello in corso e selezionare la data del giustificativo. Con il bottone OK informa il sistema che la data da recuperare e da riportare nella videata è quella visualizzata nel calendario. Nell'importo giustificativo invece va inserito l'importo dello scontrino della ricevuta che si sta caricando. I numeri decimali vanno separati con la virgola. Il campo giustificativo rendicontato IL è un campo bloccato che viene valorizzato automaticamente dal sistema, mentre invece col bottone carica allegato è possibile caricare il file relativo al giustificativo che si sta inserendo. Quindi premo il bottone carica allegato con scegli file, entro nel directory in cui ho posizionato il file, lo seleziono, premo il bottone apri e premo nuovamente il bottone allega. A questo punto
è stato inserito sul sistema il file che avevo selezionato precedentemente. Il docente ha la possibilità di vedere il nome del file sotto l'etichetta nome file giustificativo, ha la possibilità di sostituirlo qualora sia stato fatto un errore nell'allegare il file, oppure ha la possibilità di fare download dell'allegato per visualizzare l'anteprima del file allegato nel giustificativo. Mediante il bottone salva è possibile salvare tutti i dati inseriti nella videata. Il sistema vi avvisa che il salvataggio è stato effettuato correttamente. A questo punto, ritornando nell'elenco dei giustificativi, il sistema mi propone due segnalazioni. La prima, in alto, con lo sfondo giallo, mi informa che non è sufficiente inserire giustificativi di spesa, ma una volta caricati tutti i giustificativi è necessario procedere con la rendicontazione delle spese. E secondo, invece, messaggio evidenziato in blu, mi evidenzia che non sono presenti voci di spesa. Le voci di spesa sono essenziali per la rendicontazione delle spese, perché sono proprio quegli importi che vengono visualizzati nei rendiconti. Quindi, senza la voce di spesa, il giustificativo non viene inserito nella rendicontazione delle spese. Mediante le immagini poste al fondo alla riga, è possibile con la prima visualizzare i dati del giustificativo, con la seconda modificarla, con la terza cancellarlo. In questo caso, dovendo inserire una voce di spesa, utilizziamo la seconda immagine con l'immagine della matita e premendola entriamo all'interno del giustificativo di spesa e mediante il bottone Inserisci posto sotto Voci di spesa inserisco la voce di spesa relativa al giustificativo di spesa. In questo caso le voci di spesa possono essere anche più di una qualora il giustificativo contenga più tipologie di spesa. Quindi è possibile, per esempio, evidenziare una prima voce di spesa con un importo, 100 euro, e con l'immagine a forma di dischetto posso salvare i dati appena inseriti e posso procedere con l'inserimento di una seconda voce di spesa, per esempio questa. In questo caso posso mettere un altro importo, 10. E procedo di nuovo con il salvataggio. Naturalmente la somma delle voci di spesa non deve superare l'importo del giustificativo. In questo caso il sistema mi dice che le voci di spesa nel totale sono 110,45 euro, mentre l'importo del giustificativo sono 120,45, perché può essere anche che nel giustificativo di spesa siano presenti delle voci che non sono ammesse alla rendicontazione del bonus. L'importante è che comunque il totale delle voci di spesa non superi l'importo complessivo del giustificativo. A questo punto si procede nuovamente con il salvataggio del giustificativo di spesa e si esce dal singolo giustificativo. Come è possibile vedere, il messaggio evidenziato in precedenza in blu non è più visibile perché in questo caso io ho inserito il totale delle voci di spesa. Ritornando nella sezione del riepilogo bonus, il sistema mi evidenzia che la disponibilità iniziale è rimasta sempre invariata, ma la disponibilità residua invece è stata decurtato dell'importo totale delle voci di spesa inserita nei giustificativi di spesa. Qualora non ci siano giustificativi di spesa effettuati con i bonus docenti e il docente voglia accumulare tutto per l'anno scolastico successivo, non è necessario procedere con l'inserimento di giustificativi di spesa.